Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e bentornati in un nuovo video. Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Eccomi finalmente tornata con un nuovo video. Try on all Shein, ma questa volta un po' diverso dal solito, perché non vi farò vedere soltanto i capi indossati, ma una piccola novità, cioè vi farò vedere come utilizzare un capo, ok, in diversi modi, quindi magari abbinato in maniera sportiva, abbinato in maniera elegante, comunque in diversi modi vediamo un po' di poter utilizzare appunto un solo capo per diverse occasioni e diversi stili. Ecco, quindi ragazze, mi raccomando, se siete curiose di vedere che cosa ho scelto sul sito di Shein, mi raccomando, continuate a seguirmi dopo la sigla. Ragazzi, allora eccomi tornata con un nuovo video haul, try on haul Shein, sì, direi try on haul. Mi è arrivato un super 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 pacco da Shein. Io ringrazio tantissimo Alice appunto per avermi dato questa opportunità di provare i loro capi. Oggi faremo un try on haul un po' diverso dal solito, sono già in postazione. Non mi vedete appunto in postazione classica per farvi vedere i capi, perché comunque trovo che in piedi i capi riesco a farveli vedere meglio, non so perché. Comunque, in ogni caso, oggi andremo a vedere appunto come utilizzare un capo di Shein in più occasioni, in diversi stili. Sì, insomma, faremo questo oggi. Ma prima di iniziare il video, come vi dico sempre, se questa tipologia di video Shein vi piace, quindi i miei haul Shein vi piacciono, mettete un like qui sotto, mi raccomando. E se non siete ancora iscritti al canale, invece fatelo con il tastino qui in basso e attivate anche la campanellina, così ogni volta riceverete le notifiche relative ai nuovi video in uscita. Seguitemi su Instagram, ve lo dico sempre, seguitemi su tutti i social, in particolar modo su Instagram mi trovate come orsottopotto88. Io vi lascio scritto tutto qua. Ovviamente Shein mi ha rilasciato per voi un codice sconto che io vi lascio scritto qui. Con questo codice avrete diritto al 15% di sconto sull'intero sito. Mi raccomando, approfittatene, giù in info box apritela, perché comunque vi lascio i link diretti ai capi che ho scelto, se sono disponibili, spero di sì, e poi anche il codice sconto che mi hanno rilasciato, quindi aprite giù l'info box. Allora, la prima cosa che vi faccio vedere, quando ci sono le scatole, perché ovviamente che cosa potevo scegliere? Ovviamente un paio di scarpe. Un paio di scarpe che a mio avviso sono un passepartout per tutto. Le potete utilizzare con i jeans, le potete utilizzare in maniera un pochino più elegante con dei vestiti, tailleur, quello che volete, insomma, set, giacca, pantalone, va bene. Allora, ho preso un 37, come al solito, le scarpe di Shein calzano alla perfezione, mi piacciono tantissimo, e la scarpa che ho scelto oggi è un décolleté bianco. Non potete neanche capire. Allora, non avevo un décolleté bianco, volevo un décolleté bianco perché mi serviva, insomma, mi serviva sempre tra virgolette, però comunque lo volevo un po' per la primavera, perché comunque ho décolleté molto scuro, comunque nere, colori molto scuri, e chiari non ne ho praticamente, e quindi ho deciso di prendere questa qua bianca. Eccole qua, stupende, sono veramente veramente bellissime. Adesso ve ne faccio vedere in particolare una. La particolarità sta proprio nella trama di questa scarpa, che non è liscia, ma è sembra un po' coccodrillo, sembra un po' pitonato. Vabbè, comunque in ogni caso è veramente deliziosa, il tacco non è tanto alto, sono belle comode, il 37 è veramente molto comodo al piede, non mi dà nessun tipo di problema e le adoro. Quindi adesso le vediamo comunque indossate, e le vediamo anche indossate magari con qualche outfit che vi faccio vedere comunque nelle prossime clip. Insomma, comunque è davvero davvero bellissima, trovo che questa si possa mettere in qualsiasi occasione veramente. Un capo che ho scelto, eccolo qua.
Allora, ho scelto un set. Vi ho detto che nell'ultimo video, sì, mi sembra che nell'ultimo video vi ho detto che ho scelto un e ho comprato al di fuori della collaborazione con Shein, ho preso un set di nuovo giacca pantalone di un colore, dello stesso colore del vestito che avevo al matrimonio di mia cugina quest'estate, quindi quel verde smeraldo bellissimo. Ho preso quel completo, mi deve ancora arrivare, l'ho preso appunto per un battesimo che ho a maggio, quindi vabbè, lo sto aspettando, speriamo che mi entri, insomma. Nel frattempo però con Shein ho preso un altro set. Strano, l'Ale non compra mai set. Allora, spero che mi stia. L'altra volta, se vi ricordate, ho preso un set giacca pantalone azzurrino, sempre su Shein, ma in quel caso lì era una L, la giacca andava bene ma il sotto era stretto, ahimè. In questo caso ho preso una XL, credo sia un XL, una XL esattamente. Allora, di questo colore qua, è un cartazucchero molto molto bello. Il pantalone è praticamente lungo, ok, veramente molto 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 carino, è un azzurro spettacolare, bellissimo, un punto di colore veramente molto molto bello. Quindi abbiamo il pantalone, ok, ha le tasche trasversali, speriamo che non mi tirino, insomma, e poi la sua giacchina. Questo lo potete utilizzare in maniera sportiva, magari con una t-shirt, con qualche disegno sul davanti, con delle sneakers, lo potete utilizzare appunto con dei décolleté, con, magari con una camicetta un pochino più delicata, un toppino magari delicato, eccetera. Mi piace moltissimo questo, davvero davvero bellissimo, lo potete utilizzare in tantissimi modi. E questo qua è il giacchino. Il giacchino è un po' più corto rispetto alle ai classici blazer. Mi piace veramente moltissimo, è davvero davvero carinissimo. Quindi adesso magari vi faccio due clipettine appunto dove vi faccio vedere come utilizzarlo sia in maniera sportiva che in maniera elegante. Allora ragazze, questo qui è il completo, ok, di questo colore bellissimo, in maniera un pochino elegante, quindi comunque abbinato con una camicettina, insomma. Allora, tira leggermente qua, in questa parte qua, e non lo sopporto, però comunque sto andando in palestra, io mi auguro che prima o poi queste gambe, queste cosce si sgonfino, insomma. Comunque il colore è stupendo, è veramente stupendo. Potete utilizzarla appunto in maniera un pochino più elegantina, magari appunto per un colloquio, per andare a lavoro, quello che volete. Ho indossato anche le scarpe, queste qui bianche, mi piace tantissimo, è veramente molto molto bello. Adesso lo proviamo però in maniera un pochino più sportiva, magari con una sneakers e magari con una t-shirt, un top, non lo so. Comunque adesso lo vediamo insieme, ok? Allora, questo è in maniera sportiva, con una sneakers bianca, magliettina, maniche corte, mi piace un sacco anche in questo modo qui. Veramente deliziosa, mi piace davvero 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 parecchio 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 anche in questo modo qui. Altro pacchetto, altro regalo, insomma. Allora, ho scelto, ecco, ok, un set, un altro set. Qua vi troverete un po' di set, devo dire la verità. Set, questa volta qui, maglietta e gonna. Allora, la magliettina sopra è fatta così, ho preso una 0XL della linea, quella delle curvi, è un crop praticamente con la trama così, fatta a costine, molto molto carina, ho questa scollatura quadrata bellissima, manichina lunga di questo crop, veramente molto elastico, molto molto morbido, con il suo completo sotto che è una gonna praticamente, un tubino, una gonna tubino, con uno spacco laterale appunto, molto morbido l'elastico anche di questa, devo dire la verità,
veramente morbidissima. Vista sulla curvy era davvero davvero molto molto bella. Speriamo che anche su di me faccia lo stesso effetto. Stessa identica cosa la potete utilizzare con degli anfibi, la potete utilizzare con delle sneakers, la potete utilizzare in maniera più elegante, magari con un blazer sopra, non lo so, la potete veramente utilizzare anche questo completo in svariati modi, e questo mi piace veramente veramente tantissimo. Quindi adesso vediamo come mi sta anche questo e come possiamo abbinarlo. Non badate al casino là, ma mi sto provando la roba. Allora, questo qui è il completo, quello curvy, è molto morbido, devo dire la verità, mi piace tantissimo, l'ho spezzato così, l'ho indossato appunto con i tacchi, qui ha uno spacco, è davvero molto molto bello, molto morbido sulla pancia, forse un pochino troppo, non so, però mi piace un sacco, lo vedo veramente molto bello, è veramente molto bello, mi piace parecchio. Allora, lo vedo molto molto bene con questo blazer, sempre di Shein, ok? Non lo so, la sneakers mi piace tantissimo, ma forse mi slancia molto di più mettendolo con un tacco, però la... il modello di top e gonne insieme al blazer così un po' over, un po' quello che è, mi piace veramente moltissimo. Poi questo verde si usa tantissimo quest'anno e trovo sia veramente molto molto particolare, molto probabilmente appunto forse lo preferisco con un tacco, forse sì. Ho preso una giacca di jeans, allora questa volta qua ho preso un giacchino di jeans cortino, direi sì, abbastanza cortino. Ho preso una L, aspettate che io non mi ricordo, allora di questo qua ho preso una L, sì, speriamo che mi stia. Allora, ho preso questo giacchino in jeans, guardate quanto è carino con la manichina, in questo modo si vedono bene gli haul, quindi non li farò magari più seduta, fatemi sapere se vi piace questa posizione appunto per farvi vedere meglio i capi quando li acquisto, magari quando faccio dei video haul di shopping eccetera, e magari li vedete meglio qui in lunghezza intera insomma. Comunque, allora, giacchino di jeans molto molto carino con taglio vivo in fondo, la particolarità sta nelle maniche che sono un po' a sbuffo. Anche questa l'ho pensato con una canottierina, l'ho pensato con, non lo so, il giacchino di jeans, diciamo che anche questo è un passepartout per tutto, potete utilizzarlo veramente in svariati modi, anche in maniera un pochino, tra virgolette, elegantina, quindi magari sopra un vestito mettere la giacchina di jeans, oppure in maniera sportiva, tipo... anche su una tuta, un pantalone della tuta e mettere sulla giacchetta di jeans, non lo so, a me piace tantissimo, quindi questo anche è un passepartout veramente per tutto. La giacca è super 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 top. Allora, io solitamente le giacche di jeans è difficile che le chiudi, diciamo che questa qua fatica un po', ho un po' tanto seno insomma, ma io le giacche di jeans, vi devo dire la verità, proprio sono una di quelle che le lascia sempre aperte, sempre sempre sempre. In ogni caso, di manica direi che ci siamo, mi piace un sacco il fatto che abbia questo sbuffo qui, e mi piace anche su questo outfit, quindi gonna, décolleté e non lo so, su questo mi piace tantissimo, non so, è proprio un abbinamento che a me piace tanto, veramente tanto tanto. Anche una giacca di jeans appunto su un outfit tutto nero, tutto, non lo so, su questo mi piace davvero tantissimo. Quindi niente, giacca super approvata. Poi, altro pacchettino, ho preso anche qui un set con due pezzi insomma, una magliettina sopra, un crop a maniche corte, manica tre quarti, e una gonna. Allora, intanto vediamo il crop, molto simile all'altro che vi ho fatto vedere prima, ok, con la differenza che quello aveva la manica lunga mentre questo ha la manichina corta. Eccolo qua, sempre fatto a costine, molto molto carino anche questo, ok. E la sua gonna è questa qua,
La gonna mi fa impazzire letteralmente, è davvero davvero bellissima, ha questo sfondo verde militare molto chiaro però, con questi fiori sul nero, bellissimi, non lo so, mi piace tantissimo. Ha l'elastico in vita ed è veramente super super morbida, sicuramente mi toccherà alla caviglia, ma va bene, è davvero veramente, cioè è davvero bellissima. Anche il tessuto di questa gonna mi piace particolarmente. Allora, di questa vi dico subito che taglia ho preso, non me lo ricordo. Allora, come taglia dovrebbe essere, eccola qua, una L, vediamo se va bene. Anche questa la potete utilizzare in svariati modi, magari vi metto appunto due modi per utilizzarla al meglio. Eccola qua. Il completo è veramente veramente pazzesco. Allora, l'ho abbinato con un paio di tacchi fatti così con il cinturino, anche questo qua di Shein, molto 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 carina, veramente super super bello. Infatti potete utilizzarla sia in maniera elegante con appunto un tacco, magari per un battesimo, per una comunione, eccetera. Questo è veramente stupendo, non so, trovo che questo colore sia davvero eccezionale. Mi piace il fatto che abbia la manichina, lo sapete che io amo le maniche con lo sbuffo, è veramente bellissima, la gonna mi piace un sacco. A questo proposito potete abbinare eventualmente una giacca di jeans, una giacca in pelle, eccetera. Adesso vi faccio vedere magari con un giacchino in pelle. Allora, giacchettino di pelle, ok, inserito, anche qui sempre la stessa cosa, il tacco, quindi con il tacco potete andare ad abbinare un giacchino di pelle, potete andare a decidere anche di metterla un pochino più corta, quindi da far vedere l'elastico, ok, avere un po' di filo di pancia scoperto, mi piace un sacco. E adesso ovviamente lo vediamo anche con le sneakers. Allora, con la sneakers è così, potete andare a decidere di mettere una sneakers semplice in questo modo, io vi sto facendo vedere sempre la stessa per non stare a tirare fuori 814.000 scarpe, oppure con un all star bianca, un all star nera, un all star magari di questo colore qua che riprende appunto la gonna, a me piace davvero davvero tantissimo. Altro pacchetto, eccolo qua, ho preso anche due giacche. Allora, che cos'è questo? Ah, ok, sì, me lo ricordo. Allora, di questo che vi faccio vedere ho preso un XL. Ho voluto prendere un vestitino in simil raso. Vedete il tessuto, è veramente molto bello, con la manica molto particolare, un po' a sbuffo, un po' grande. Quindi di manica mi entrerà sicuramente. Il vestitino è questo, molto semplice, molto largo, insomma. Potete utilizzarlo con i collant, potete utilizzarlo gambe nude, magari anche nelle sere d'estate un pochino più frescoline. Potete utilizzarlo senza calze, con i sandali, potete utilizzarlo con le sneakers, potete utilizzarlo con qualsiasi cosa, con un blazer sopra, con... veramente, anche questo potete utilizzarlo in tutti i modi. Qua potete anche mettere una cintura legata in vita proprio per andare a segnarvi il punto vita. Mi piace veramente moltissimo, è davvero delizioso questo vestito. Come vi ho detto, ho preso un XL, quindi vediamo adesso come mi sta. Allora, vestitino questo qua in raso, veramente molto 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 carino, mi piace tantissimo. Secondo me lo potete anche abbinare magari sotto un leggings, eccetera. Io adesso ho messo delle calze chiare, sembra un po', non lo so, devo ancora capire. Comunque mi piace moltissimo, la particolarità anche della manica, veramente veramente deliziosa. Allora, io per ora l'ho abbinato con una calza chiarissima, ok? Potete abbinarlo con una calza scura, abbinarlo magari con una scarpa anche scura e non chiara, come la mia in questo caso, che ho messo quella, questa qua bianca, ok? Potete utilizzarlo veramente in ogni modo, come tunica, quindi sopra a un leggings con una cinturina magari legata in vita, con uno stivale, con quello che volete, insomma, non lo so, mi piace veramente tantissimo. Non badate le mie gambe che sembrano dei prosciuttini, sto cercando di lavorare il più possibile in palestra appunto per snellire ste cosce, perché veramente non se ne può più. Comunque vabbè, in ogni caso questo è il vestitino, mi piace veramente, boh, non lo so, mi piace un sacco,
Non lo so, vabbè. Comunque, magari sì, abbinato, magari per andare a lavoro con una calza scura o comunque una calza nera velata piuttosto che chiara velata, perché anche no, mostrare coscia a destra manca proprio anche no, però vabbè, in ogni caso sì, non mi dispiace, insomma, è veramente molto molto carino. Altro pacchettino, questo qua è delizioso, veramente molto molto bello. Allora, ho preso... anche questo, il tessuto mi piace molto. Ho preso nella sezione curvi un... infatti è una curvi questa, sì, una 0XL. Ho preso un body. Un body stupendo perché è fatto tutto così. Un po' da sera, un po'... non lo so, è molto 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 bello. Sembra quasi un costume, in realtà non lo è. Veramente molto morbido. Con le spalline regolabili che potete utilizzarle... sia più strette che più larghe, davvero molto carino. All'apertura sotto come un classico body, è abbastanza sgambatello. Questo qui l'ho pensato da mettere magari di sera con all'interno di un pantalone nero, potete utilizzarlo come se fosse proprio un top. Allora, questo qua è il top, non badate, ho messo su un pantalone veramente molto a caso perché qua è argento e qua è dorato, quindi anche no, molto molto bello, con tante che sotto magari mettendo un reggiseno di quelli che non si vedono sarebbe sicuramente meglio, anziché avere le flosce come le mie, però l'ho messo su con un tacco, mi piace veramente tantissimo, questo appunto abbinato magari anche su con un blazer, mi piace veramente tantissimo. Pacchetto, eccolo qua, un altro pacchettuzzo. Allora, in questo pacchetto c'è un cappottino. In questo periodo adesso posso ancora metterlo, perché devo dirvi la verità che fa ancora frescolino. Cioè, quando sono uscita dalla macchina per andare in palestra, a momenti voliamo tutti e due, io e Orazio. Cioè, proprio stavamo arrivando, non vi dico dove. C'era un vento, ma un vento che voi non potete nemmeno immaginare. Cioè, veramente, si volava. Infatti c'era frescolino, c'era questo vento pazzesco, gli alberi non ve lo sto neanche a dire come facevano, e poi pioveva, quindi comunque era un mix vento pioggia che era noiosissimo, però comunque le temperature si sono abbassate notevolmente, e quindi questo qua, oltre che metterlo adesso, ovviamente lo potrò mettere in autunno, mi piace tantissimo, è grigio, è un cappottino, giacchina, chiamatela come volete, in realtà questa ha proprio il, così, ha i bottoni, un bottoncino, due bottoncini, ok, di questo appunto, di questa fantasia qua. Anche questo potete utilizzarlo in svariati modi, su un jeans, su un pantalone nero, su un vestito, su quello che volete, è davvero davvero carinissimo, speriamo che mi stia di braccio. Allora, la taglia che ho preso, un XL dovrebbe andarmi, speriamo di sì, vabbè, comunque in ogni caso ho preso questo qua. Allora questo qua è il cappottino. Il cappottino è veramente un qualcosa di eccezionale, è veramente fighissimo, super super figo, veramente, molto molto carino. Qui in realtà potete decidere se fargli fare questa cosa qui oppure tenerlo anche su, che non mi dispiace. La taglia delle maniche è giusta, pensavo di no, che mi stesse piccolo, in realtà sta molto bene, mi piace un botto. Questo video durerà un'infinità e mezza, ma preferisco appunto parlarvi, dirvi le mie sensazioni quando provo qualcosa. Questo è veramente molto bello, veramente carinissimo. Questo lo abbottono? Boh. Sì, forse è un po' strettino, però anche questo con uno sciarpone magari sul davanti che copre un po'. Ma quante cose mancano? Una, due, tre, quattro, cinque cose, ma non la finiamo più. Allora, ho preso un vestito di un modello che avevo già preso, sempre su Shein, mi piaceva il modello e siccome era di un'altra fantasia, ho voluto prendere questa perché proprio il colore di questo mi piaceva parecchio. Allora, il vestito in sé è così,
Di questo ho preso una L. Allora, la parte di sopra è nera, fatta così, e poi abbiamo la parte di sotto nera, base nera con questi fiori giallo arancio. Bellissimo, mi piace tantissimo. Guardate, è veramente estremamente lungo, direi. Ok. Veramente molto molto lungo. Oltre ad avere ovviamente il vestito, ha anche questa cinturina da legare in vita, oppure mettete la cinturina, una cinturina che volete sul vestito, e questa la andate ad abbinare ai vostri, in questo modo, ai vostri vestiti. Quindi la andate a mettere in testa per andare ad essere abbinata con il vostro vestito. Non lo so, mi piace tantissimo. Vestitino. Ok, guardate che bello, è meraviglioso con questo giallo, è pazzesco. E io ovviamente la fasciottina l'ho abbinata qua. Non lo so, mi piace un sacco. In realtà questa potete andarla a mettere tranquillamente qui sotto, come normalmente fareste, insomma, e quindi andare a mettere, siccome ho dei cerchietti comunque di questo colore, poter andare a abbinare il colore che c'è qui sulla testa. Ok, questo è veramente molto bello il vestito, mi piace veramente parecchio questo mi piace. Poi altro pacchetto, non la finiremo mai. Allora ho preso un pantalone. Allora, io sono proprio recidiva su questo, lo sapete. Allora, i pantaloni cerco sempre di non acquistarli per il semplice fatto che o li prendo stretti o li prendo troppo larghi, quindi vabbè. Pace. Allora, ho preso questo nella sezione delle curvi, questa qua è una 0XL, speriamo che mi entri e non sia troppo largo. Allora, l'ho visto su di lei, era stupendo, un pantalone meraviglioso, meraviglioso. Allora, il pantalone si presenta così, con sul retro l'elastico, fatto in questo modo, molto largo. La particolarità sta sul fondo, qui, che ha questi ganci, questi lacci da poter chiudere. Sto diventando bianca. Ok, da poter richiudere sulla caviglia, quindi andate a stringere praticamente il pantalone a sacchettino e andate a chiudere. Ora, non lo so se mi starà bene, se mi starà male, se sarà largo, se non sarà largo, non lo so. Questo proprio mi piacerebbe utilizzarlo sia con il décolleté bianco, sia con gli anfibi, sia con le sneakers, sia con, che ne so, un body infilato all'interno, sia con una maglietta a maniche corte da inserire all'interno del pantalone, non lo so, in svariati modi anche questo l'ho pensato proprio. Allora, sto provando il pantalone. Come potete vedere, comunque i capi che ho preso si possono abbinare tranquillamente l'uno con l'altro, quindi anche questo con la gonna di prima, con la gonna, con i pantaloni. Allora, questo qua è il pantalone. Allora, questo pantalone mi piace un'infinità e mezza, molto morbido, perché comunque sulle gambe rimane morbido, quindi mi piace. Ok, tira un po' qua, vi dirò, però. Allora, il pantalone morbido. Ok, mi piace. L'ho abbinato appunto con un tacco. Potete chiuderlo alla caviglia appunto con il nastrino, vedete? Che stringe giù. A me piace davvero tantissimo. Abbinato con una maglia chiara, una maglia scura. Non lo so, in questo momento così mi piace parecchio. Veramente bello. Molto 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 bello, ci piace anche con un top magari di questi ricamati così, molto carino. Poi, allora, questo è stato un colpo, nel senso che mi piaceva tantissimo, l'ho messo nel carrello. Peccato che avevo capito dell'altro, però magari la metto in modo differente. Allora, ho preso questa fantastica gonna, che pensavo fosse solo una gonna trasparente, che ho detto la metto sotto, che ne so, la metto sotto, ci vado a mettere un collant magari scuro, oppure vado a metterla con delle gonne magari sopra il ginocchio, vabbè, e sopra magari questo veletto,
ok? Fatto così con le stelline, scusate, vi ho dato un colpo, con le stelline, con le lune. Peccato che non avevo capito che la mutanda era incorporata, praticamente, vedete? Mutanda pantaloncino, non lo so, devo vedere un attimo, secondo me no, voglio indossarlo sicuramente con delle collant sotto, velate magari, non lo so. Comunque vediamo, questo qua anche della parte delle curve, una 0XL. Allora ragazzi, sto per mostrarvi le mie grandissime cosce. Allora, siete pronte? Non lo so, sedetevi bene. Allora, ho ammesso la gonna. Allora, che dire di questa gonna? Stupenda, perché è bellissima. Allora, questa sorta di culotte mutanda che ha sotto è proprio più una culotte che una mutanda, pensavo venisse un po' più striminzita. Comunque, in ogni caso, questo è, cioè, la gonna mi piace moltissimo, ok? A uscire proprio così, il retro è questo. Ok, non badate le mie ciappette, ma vabbè, è questo, insomma. Carino, perché è veramente delizioso. Però, non lo so, secondo me io devo metterci per forza sotto qualcosa. Non mi dispiace così, pensavo peggio, a parte qua le mie cosce. Però, tutto sommato, non mi dispiace, insomma. Poi, altro pacchetto, eccolo qua. Set anche questo, allora, set di maglia e gonna. Allora, ho preso questo set che è una L, molto largo per essere una L, vi dirò, molto morbido, vedete? Vabbè, comunque, meglio così. Allora, ho preso la gonna, è fatta così, molto simile a quella che vi ho fatto vedere poco fa, sempre con le lune e le stelline, ok? Sotto questa ovviamente ha la sua gonna. E questa è la gonnellina, molto frufru, molto carina anche questa, non lo so, mi piace un sacco, speriamo che mi stia bene. E la maglietta che davano insieme, anche questa è una L, è questa qua, da mettere all'interno della gonna, molto molto carina, bianca, con questi dettagli, con le paillette in rose gold, quindi ha questa taschina qua e i bordini delle maniche. No vabbè, ragazze, questo lo amo, lo amo. Allora, aspettate, perché lì, ok, guardate un po', a me questa piace un sacco, bellissima, veramente molto molto bella. In maniera sportiva, perché comunque a me questa piace tantissimo con le sneakers. Bella, mi piace un sacco. Super primaverile, super estiva. Non lo so, potete anche magari fare un nodino qua. Come pensate stia meglio, non lo so. Poi, penultima cosa, ho scelto una giacca, anche questa. È una sorta di blazer un pochino più pesantino. Ho preso un XL. Ed è una giacchetta a doppio petto, credo, con la fantasia piede pull. Eccola qua. Molto, molto, molto carina anche questa, vedete? Davvero deliziosa, con i bottoncini sul dorato. La fantasia è questa, veramente carinissima. Mi piace molto. Ragazze, questa giacca è la fine del mondo. È bellissima, cioè è bellissima, guardate, è lunghissima, è lunga abbastanza, è veramente molto molto carina. Questa qua la chiudo? Ditemi che la chiudo, vediamo, proviamo a chiuderla. Ok, si chiude, bello anche con questo vestitino che spunta sotto, carino, dai, sì, è carino. Molto, come lo vedete? Molto bello, mi piace tantissimo. Anche qui le maniche mi stanno bene, sono morbide, quindi comunque non sono assolutamente strette. Sto morendo di caldo nel frattempo, comunque. Bellissima, veramente molto carina, sembra quasi un abitino di quelli da mettere magari con uno stivale alto ed è un mini abitino, insomma.
Io non lo posso mettere come mini abito perché mi si vedono le cosce. Quindi no, quindi posso utilizzarlo sopra un jeans, sopra un pantalone, sopra un vestito, però comunque magari a coscia all'aria, ecco, proprio io no. Poi, per carità, chi vuole indossarlo, assolutamente può, ma io in quel modo lì, magari come proprio come simil vestitino, non ce la posso fare. Comunque è veramente splendido, il piede pull mi piace tantissimo. Ultima cosa, ma non per importanza, ho scelto una felpa. Allora, questa felpa qui è davvero molto molto carina, è rosa. Non avevo una felpa rosa di questo colore, però ho deciso di prenderla. Allora, ho preso una S perché comunque c'era scritto che era over la felpa e difatti è abbastanza grandina. Ok, questa qui è la felpa, davvero deliziosa, è felpata all'interno e ha questa scritta sul davanti, wellness, molto 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 carina, mi piace tantissimo, vediamo come mi sta, ed ecco qui la felpa, molto bella, molto calda, un colore pazzesco, veramente pazzesco, super, anche con i tacchi sta bene, devo dirvi la verità. Comunque mi piace un sacco, è molto calda perché comunque è felpata, quindi ci sta, è veramente veramente super 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 top anche questa. Quindi niente ragazze, spero che il video vi sia piaciuto e vi abbia dato degli spunti appunto per poter indossare questi capi che vi ho fatto vedere in svariati modi e in... in stili differenti, insomma, quindi potete utilizzare un capo magari appunto per fare e creare diversi outfit, quindi spero che vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere qui sotto in un commentino, mi raccomando, se vi sono piaciuti gli acquisti che ho fatto e qual è il vostro capo preferito e cosa mi sta meglio secondo voi, e magari voi avete delle idee su come abbinarli in maniera differente di come ho fatto io, quindi mi raccomando, io vi aspetto qui sotto nei commenti. Noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video, aprite sempre l'info box che trovate sempre tutte quante le informazioni, codici sconto e relativi link ai prodotti. Noi ci vediamo ragazze, credo lunedì, con un nuovo video. Vi mando tanti super mega bacioni e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi.